È ormai riconosciuto che esiste una stretta relazione tra la mente, tra il nostro sistema nervoso e lo stomaco e l'intestino. Pertanto è stato visto molto chiaramente come quello che viene chiamato in letteratura anglosassone come distress psicologico, quindi un malessere psicologico che spesso sfocia in uno stato ansioso o depressivo, ha un'importante influenza su tutta la funzione sia dello stomaco, dando dei disturbi di digestione, sia dell'intestino, dando dolori addominali e spesso alterazione dell'alito. Inoltre anche i problemi psicosociali che spesso si associano a quei casi in cui vi è una violenza domestica si è visto avere pur essere un'influenza importante sulla funzione gastrointestinale.